convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di lei, la regina. Un grande applauso per Federica. Brava nostra Federica, la donna numero uno. Da dove vieni, Federica, vicino al microfono? Trento. Federica da Trento. Ok, con chi ti sposi, Federica? Con Gabriele. Con Gabriele. Quando? Il 30 di giugno. Ok, domanda. Due domande subito a bruciapelo per Federica, la mano amica. Le sa tutte. Allora, un pregio e un difetto del tuo futuro marito. Pregio è simpatico, difetto è permaloso. Wow, Alice ha già tutte, permaloso, ok. Invece, un bel primo piano, bravo il mio assistente DJ, porta aperta, scassata, Sandrino. Pronta questa domanda per te. Devi dirmi onestamente, dal tuo cuore, che se no succederà brutte cose. Se rispondi in maniera errata, penitenze a go go, fino alla chiusura della serata del convento. Sì. Questa è la domanda per te. Dimmi il posto più strano dove hai fatto l'amore. Treno. O uno dei tanti posti dove hai fatto l'amore. Treno. In frigorifero. Ah no. Sul frigorifero o dentro il frigorifero? No, dentro. L'avete fatto dentro il frigorifero. Non ci si diverte. Un applauso, ragazzi, dai, con meno 6. Allora Federica, vuoi cantare la canzone Come mai, giusto? Ok, io ti faccio l'ultima domanda. Se te rispondi in maniera corretta a questa domanda, te canti Come mai. Altrimenti canti una canzone a sorpresa del mio assistente Sandrino. Sei pronta? Questa è la domanda per te. In una stalla ci sono 10 mucche, scappano tutte tranne 9. Quante mucche rimangono nella stalla? 9! Esatto! 9 mucche! Mamma, che brava! Lei è molto attenta in matematica. Soprannaturale. Lei mi lancia le sfide, perché dice per chi mi hai preso, per una dilettante di Trento. Invece allora adesso per ripicca ti faccio un'altra domanda. Sei pronta? Vai. Devi dirmi cosa ci fa un nano dal fotografo. Secondo te cosa fa un nano dal fotografo? Una foto nano. No, quasi. Ti do un aiutino? Cos'è che aspetta secondo te un nano dal fotografo? Un fotogramma. Un nano secondo. Quasi, dai, facciamo partire la canzone che ti do la risposta. Un nano secondo, un ingrandimento. Facciamo partire la canzone. Aspetta lo sviluppo. L'ho capito adesso. Le notti non finiscono all'alba della via. Le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Vai! Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Lo so. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. C'è anche la sorella nel video. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso. Questo è per voi. Ma hai preso sempre più. Una quotidiana, non si sa cosa, guerra, però. Con la razionalità. Ma va bene pur che serva. Ragazze, voglio sentire la voce per Federica. Come mai? Ma chi sarai per fare la voce, la voce? Non ti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano fossi quasi un dio, perché non
numero 10, Roberto Baggio. Nessuna storia inutile, uccidersi l'amore. Vuoi vedere una cosa fashion? Guarda. Lo sai all'improvviso, sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più. Una quotidiana guerra con la razionalità. Ce l'hai questo? Ma va bene pur che serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Non ti interessa ad aspettarti, ad aspettare me. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Non ti interessa. Non sento la voce della mente di Federica, vai! Ad aspettare te. Come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Wow, 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 un applauso per Federica che si sposa da Trento, lei che dirà di sì a suo Gabriele. Bis, bis, bis. Bis, bis, bis. Fermi lì, fermi lì. Allora, bis. Io so però che Federica è qua con la sorella, sì. Giusto? Sulla mano la sorella? Eccola là, vicino al microfono, il tuo nome? Silvia. Silvia, allora, la tua sorella Federica ha detto un pregio e un difetto di Gabriele. Chi meglio di te non può sapere un pregio e un difetto di sua sorella Federica? Prego, iniziamo dal pregio, che difendi da fuori, puoi dire anche due o tre, così ti puoi sfogare. Dopo tanti anni al suo fianco. Intonata. Intonata. È una persona che sa ascoltare, è una persona molto sensibile. Questo cos'è, il pregio o il difetto? Il pregio. Ah, ok. Ora sfogati col difetto. Ogni tanto mette i musi. Ogni tanto mette i musi, fammi un esempio, su quale aspetto, in che situazione. Sfogati, sì. Fai finta che lei non ci sia, che siamo io e te a farti le domande. Si arrabbia e dopo per un po' non ti parla e permalosa, mette il muso, permalosa, permalosa, ecco, un pochino. È un po' permalosa, quindi il suo uomo è un uomo molto paziente. Permalosa, sì. Sì, 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 sì. Allora ragazze, siete pronte con un grande applauso per lei? Un grande applauso direttamente da Trento. Lei sposerà Gabriele. È sicura al 100%, nessuno questa notte è riuscito a fargli cambiare idea. Tanti auguri, un applauso, abbracciatela a tutti, Federica!